Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Sta per finire Milan-Juventus 1-3 per la Juve. Dopo la sconfitta di oggi pomeriggio dell'Inter sono, diciamo, contento a parte che Juve sta vincendo con il Milan, perché questo ci permette di arrivare praticamente a rimanere a un punto dal Milan. Cioè, io non ti faccio né Milan né Juve, però va bene così ragazzi, però c'è da dire che Juve con questa vittoria qua si avvicina molto all'Inter e Juve, quindi tutto molto aperto, calcolando che la prossima partita c'è Inter-Roma, quindi Inter rischia veramente contro la Roma, veramente in forma. È andato subito in vantaggio a Juve, ragazzi, con Chiesa, grazie a un grandissimo assist di Dybala. Veramente Dybala ha fatto un ottimo assist e Chiesa ha fatto veramente un bel gol. Diciamo che c'è il primo tempo veramente equilibrato. Ovviamente equilibrato, però Milan ci credeva, è riuscito a trovare il pareggio con Calabria, grazie a un assist di Leao. Veramente Leao bravissimo a servire Calabria, che ha fatto veramente un gran gol. Poi ragazzi, finito il primo tempo, la Juve ha cominciato, diciamo, a crederci di più, perché sto guardando un po' anche la Juve ha cominciato a crederci di più. È riuscito a trovare il gol sempre con Chiesa, ragazzi. Chiesa che sta ingannando, 62esimo ha trovato il gol con Chiesa. Chiesa che sta ingannando veramente, ragazzi. Ha trovato veramente, grazie veramente ancora a Dybala. Veramente i tifosi juventini diranno: ma cosa è successo a Dybala stasera? Dybala ha fatto due assist, ragazzi. Ha fatto l'assist ancora per Chiesa, quindi 2-1 per la Juve. Poi Chiesa, dopo che ha fatto il gol, è uscito fuori, è entrato Kulusevski. Diciamo che secondo me, ragazzi, nel secondo tempo la Juve ha meritato di vincere. Poi è uscito anche a trovare il terzo gol con Kulusevski. No, scusate, è uscito a trovare il terzo gol con McKennie. McKennie, ragazzi, che è un giocatore che è arrivato a Juve senza prospettive. Tutti pensavano, il solito americano che viene a giocare in Italia, al massimo andrà via, ma ragazzi, McKennie, che è acquisto da parte della Juve. Assist di Kulusevski, ragazzi. Che dire, ragazzi, veramente una partita che secondo tempo era equilibrata, ok? Però nel secondo tempo ha meritato, ragazzi, da dire, ha meritato di vincere la Juve. C'è anche da dire, però, che Milan, gli mancavano troppi giocatori. Anche a Juve mancavano giocatori, però secondo me mancavano troppi più importanti al Milan, perché mancando Ibra è come se mancasse Cristiano Ronaldo a Juve, ragazzi. Cioè, ma sai cosa vuol dire Cristiano Ronaldo per Juve? Troppo. Quindi anche il fatto che mancato Ibra, hanno già trovato due giocatori. All'ultimo anche a Juve è mancato Morata, però Juve, ragazzi, ha una rosa molto più larga del Milan e questo ha permesso a Juve di vincere questa partita qua. Ragazzi, ricordiamoci che la prossima partita Juve c'ha ancora una partita da recuperare con il Napoli. Se la Juve vince e recupera con il Napoli, arriva a pari punti con la Roma, tanta, ha solo 3 punti dall'Inter, ha soli 4 punti dal Milan che del primo posto, quindi un campionato bellissimo, tutto molto aperto. Poi Inter c'è la prossima, c'è la Roma e la prossima c'è Inter Juve, ragazzi. Si rischia veramente che quando c'è la Inter Juve raggiunga già l'Inter, quindi spero veramente di no, perché la Juve è veramente in forma. Cosa ne pensate, ragazzi, di questa partita? Secondo voi Juve merita di vincere o no? Per me sì. Ditemi cosa ne pensate, prima sconfitta Juve del Milan, ragazzi, prima o poi di arrivare, è arrivato con la Juve che ci può stare a perdere con la Juve, ragazzi. Non si può, cioè non si deve sempre dire che non si deve criticare il Milan solo perché ha perso una partita, perché ha fatto un'ottima stagione fino adesso e con tutte queste assenze qua ci sta una sconfitta. Ciao a tutti ragazzi, forza Inter, viva sempre il calcio sportivo, commentate e ditemi cosa pensate di Milan. Juve, alla prossima ragazzi!